Caligani, a Crete c'erano delle rivalità tra nord e sud. Allora, i giudei erano i credenti molto rigidi, i Galilei erano un po' all'Europa, i Samaritani erano un'altra religione. Ma non si potevano vedere. Come i francesi che dicono che la Sifilide è il morbo napoletano. E il napoletano dice che la Sifilide è il morbo gallico. Ma non si potevano vedere, per esempio, tra Galilei. E Gesù è stato respinto da alcuni samaritani, in alcuni centri urbani della Samaria Gesù non è stato accettato. Probabilmente sia che i suoi discepoli hanno detto invochiamo il fuoco, come a Sodoma e Gomorra, da cui il nome Boanerges, figli del fuoco, a Giacomo e Giovanni. Il discepolo che Gesù amava non era proprio mitissimo, si evocava il fuoco su queste città, tanto per essere chiari. La Samaria che religione? Era un'altra religione, adoravano sempre Yahweh, ma non era la religione di Abramo. Come i testimoni di Geova, loro credono in Dio, leggono la Bibbia, ma non sono cristiani. Sì, avevano il Pentateuco samaritano, è uno dei testi che noi consultiamo per vedere gli stadi della formazione del Pentateuco. C'è qualche altra domanda? Bene. Ci siamo lasciati dicendo che Vangelo e Atti sono due opere da non separarsi. Noi l'anno scorso e l'altro anno abbiamo fatto gli Atti, quest'anno e il prossimo facciamo Luca tutto intero. Il motivo è abbastanza semplice, lo trovate nel 52-53. Domanda, perché Luca ha voluto fare un'opera unica in due volumi? Il motivo è che per Luca Gesù e la comunità credente non sono separabili. Non si può dire il fondatore è una cosa, la Chiesa è un'altra. La Chiesa non ha senso e senza senso se non ha al centro il suo fondatore. Oggi dovremmo essere un pizzichino attenti perché tante devozioni che ci sono nella comunità cristiana ci potrebbe, io mi auguro di no, ma ci potrebbe essere il pericolo di perdere il centro. Poi esiste in Luca un altro tipo di motivo per unire i due libri, per avere due libri in un'unica opera, perché lui ha mostrato come dalla Galilea, che viene considerata dai giudei la terra dei... questa è una parola gentile, la terra dei quasi atei, quasi. Mentre i giudei sarebbero i veri credenti, quelli là sono credenti di serie Z. Dalla Galilea viene la salvezza e conquista il cuore della fede biblica che è Gerusalemme. Da Gerusalemme parte questa parola, questo Vangelo, e conquista quello che è la sede centrale dell'impero. Luca ha questo disegno. E lo si vede con chiarezza, perché quando Paolo arriva a Roma, il libro si chiude. Ma si chiude anche perché Paolo non è ancora stato processato. E nel documento giuridico che Luca aveva sotto mano, su cui poi fare delle aggiunte trasformando in Vangelo, quel documento giuridico non poteva dirci come sarebbe andato il processo, perché proprio la difesa del processo, cioè l'avvocato di Paolo, ha adoperato quello scritto per poter difendere l'apostolo. Bene. Siamo alla linea 64, così sappiamo di che morte stiamo morendo e come andiamo avanti e quando stiamo per finire. Se noi dovessimo fare
8 incontri solo su come è nato il Vangelo di Luca, beh, di per sé non ci basterebbe. Non ci basterebbero questi 8 incontri, avremmo bisogno di più. Io lì vi ho portato le linee 65 fino a 67 alcuni piccoli esempi. Noi ne abbiamo già visto uno, quello della linea 66, ma potremmo dare un'occhiatina alla linea 65 per chi ha il testo biblico. Prendiamo Luca, capitolo 1, versetto 1-4, che sarebbe il testo che abbiamo appena commentato. 1-4 ci dice che le ricerche sono accurate e il resoconto è ordinato, d'accordo? Provate ad andare al versetto 5. Al tempo di re Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria. Ma al tempo del re Erode è qualcosa di antipatico, perché non è una ricerca accurata, è un resoconto ordinato dire al tempo del re Erode. Perché Erode regna dal 36 avanti Cristo al 4 avanti Cristo. Quando? Non lo si dice al tempo del re Erode. Guardate invece, fate un salto al capitolo 3, e leggiamo i primi versetti. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello, tetrarca dell'Iturea, della Traconiti, dell'Isania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Qui abbiamo un punto preciso nella storia. Quindicesimo anno dell'impero di Tiberio. E a scanso di equivoci si dice qual era la situazione della governance romana nel territorio. Di qua abbiamo al tempo di Erode, re delle Giudee. 32 anni, qui invece un anno preciso. Secondo voi, quale dei due racconti risponde al criterio di Luca? E allora? Capitolo 1, versetto 5 fino a tutto il secondo è un'aggiunta. Ed è un'aggiunta che non risponde più a quei criteri. Questo solo per farvi toccare con mano come si possa leggere il Vangelo stratificandolo, dicendo questo è lo strato più recente, questi sono gli strati più antichi. Non fermiamoci di più. Possiamo solo dire così allora, che il Vangelo che noi stiamo per leggere ha avuto una base arcaica. Siamo più o meno verso il 64, orientativamente. Questa a sua volta ha avuto alle spalle quei molti che hanno posto mano a scrivere il racconto, i quali a loro volta avevano una tradizione orale. Quindi Gesù storico, tradizione orale, prime tradizioni scritte, documento giuridico della difesa di Paolo, aggiunte successive. Vangelo, così come lo leggiamo noi. Questo che cosa comporta? Beh, comporta almeno due piccole considerazioni. Quando noi leggiamo il testo, non possiamo trovarlo uniforme, come se fosse stato scritto da una sola penna, da un tizio soltanto che aveva ben chiaro l'organigramma della materia e quindi faceva una stesura ordinata. Noi abbiamo dal documento giuridico una specie di recensione, cioè una messa in ordine di tutte le tradizioni precedenti. E poi abbiamo delle aggiunte. Quindi noi possiamo tranquillamente dire che questo Vangelo non è di Luca. Questo Vangelo è della scuola lucana.
Luca probabilmente è l'estensore del documento giuridico e i discepoli di Luca hanno aggiunto altri elementi per completarlo. E il vecchio maestro ha detto sì, va bene, ma non è tutta opera di Luca, è opera della scuola lucana. Questo dato viene confermato dal fatto che i manoscritti che noi oggi abbiamo come reperti archeologici del Vangelo di Luca del secondo secolo scrivono Evangelion Catalucan, non Evangelion tu Lucas, non è Vangelo di Luca, ma Vangelo secondo Luca. Gli antichi quando scrivevano erano abbastanza precisi e quindi ci fanno capire che qui Luca come maestro, ma è il prodotto suo più ritocchi della sua scuola. È importante avere questa idea di fondo per capire, mentre faremo la lettura nei prossimi incontri e troveremo le porte delle incongruenze, sappiamo perché ci sono. Possono essere incongruenze di vocabolario, incongruenze grammaticali e via di questo passo. Voi dite, ma cosa vuol dire Don Renato? Proviamo a fare un esempio. Prendete Luca capitolo 1, versetto 68. Benedetto il Signore, Dio, lo sta dicendo Zaccaria, benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente. Chi è costui? Gesù Cristo. In greco c'è un corno di salvezza. Non scandalizzatevi, nel testo biblico ebraico il Messia alle volte viene chiamato corno. I vecchi dovrebbero ripescare qualcosa di apocalittico. Il corno è simbolo di il Messia è il forzuto, è quello che ci libererà da tutti i mali. E quindi questo corno di salvezza è stato tradotto, per rispetto ai napoletani, Salvatore potente. Nella casa di Davide suo servo ha suscitato nella casa di Davide suo servo. Guardate che è Zaccaria che sta parlando e sta ringraziando Dio per la nascita di Giovannino il Battista. Capite che c'è qualcosa che non va? Davide è della tribù di Giuda, Zaccaria è della tribù di Levi. Cosa c'entra? Prima cosa. Seconda cosa, alla linea 69, al versetto 69, questo Salvatore potente è già venuto, il verbo è passato, ha suscitato. Ci siete? Andate al versetto 76. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparare le strade. Ci siete? Adesso provate un momentino a andare al versetto 78. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio ci visiterà il sole che sorge, è ancora il Messia. Ma qui è il futuro. Come nel 69 c'è, ha suscitato. E al 78 ci visiterà. Notate che c'è un'incongruenza. Se noi avessimo tempo e modo, ecco perché vi dicevo non ci basterebbero 8 incontri, noi noteremo che dal versetto 76 in poi il vocabolario è lucano.
mentre prima il vocabolario non è lucano, cioè non è greco, è una traduzione diretta dall'aramaico. Peggio. Questo testo è fatto con frasi pescate dai manoscritti di Qumran. E che vuol dire che chi ha composto questa prima parte dell'inno è un Qumranita, convertito al cristianesimo. Terza cosa, provate a notare il versetto 71, salvezza dei nostri nemici dalle mani di quanti ci odiano. E deve essere stato qualcosa di pressante per chi scrive il peso dei nemici, perché lo riprende al versetto 74. Liberati dalle mani dei nemici, servirlo senza timore, santità e giustizia. Questo è un inno della Chiesa nascente, ellenistico cristiana, dove c'era questo monaco di Qumran cristiano, al quale è stato dato il compito di scrivere una preghiera di ringraziamento per la morte di Erode Agrippa I, che perseguitava la Chiesa ellenistica cristiana. E allora c'è questa preghiera in cui si dice grazie perché il nemico ci è morto e noi siamo liberi. È chiaro il concetto. Luca prende, o chi per lui prende questo inno, lo completa con la seconda parte e lo mette in bocca a Zaccaria, senza toccare le incongruenze, lasciando tutto. È per questo che noi oggi riusciamo a capire come è stato scritto, redatto questo Vangelo. Spero di non aver scandalizzato nessuno. I vecchi sono sicuri di no, ma i giovani non lo so. Linea 78. A quale chiesa è stato scritto il nostro Vangelo di Luca? Se noi facessimo una cosiddetta manoduzio di lectio continua, cioè leggessimo da capo a fondo il Vangelo senza fermarsi mai, senza commenti, ci accorgeremmo di una cosa interessante, che c'è un estremo rispetto e un'attenzione e grande sensibilità per i poveri, le donne e i non ebrei. Pensate che solo nel Vangelo di Luca noi troviamo il mercante che scende da Gerusalemme a Gerico, viene pestato, un prete non lo tocca, un levita neanche si avvicina, ma chi gli soccorre questo tizio? E Gesù conclude dicendo: vai e fai anche tu così. Il samaritano, che era nemico, diventa esempio. Strano, solo Luca. Gesù guarisce 10 lebbrosi, 9 vanno al tempio per presentarsi, sono i sacerdoti, uno non va al tempio perché è di un'altra religione. E il samaritano torna indietro e ringrazia Gesù. E Gesù dice: ma non ne ho guariti 10. E gli altri 9 dove sono? Solo questo samaritano è tornato indietro per rendere gloria a Dio. Un ebreo non avrebbe mai scritto questo. Luca sì. Che vuol dire che Luca aveva una comunità non ebrea, abbastanza povera. Scusate la battuta, dove la maggioranza era femminile. Come succede oggi? Il documento dei vescovi ha i catechisti, ma chi l'ha mai detto? Il documento dei vescovi ha le catechiste, perché quanti catechisti ci sono? I ministri straordinari della comunione, ma che i ministri? Le ministre. Quanti maschi ci sono e quante donne? La comunità di Luca, dunque, è una comunità di gente povera, di lingua greca, di cultura greca, di religione pagana, e dove la maggioranza era femminile. Tenete presente che noi possiamo benissimo toccare con mano questa concretezza della comunità di Luca
se per esempio comparassimo le beatitudini, prendiamo la linea 80-81, Matteo, che scrive il suo Vangelo per Antiochia. Antiochia era un porto, i cristiani erano abbastanza ricchi. Beati i poveri, essi chi, non noi. Luca invece dice beati voi poveri. Vi rendete conto della differenza? Matteo è costretto a fare un principio, beati i poveri. Luca invece può dire beati voi poveri. Circa il discepolato femminile, è cosa curiosa che solo Luca riporti l'episodio. Gesù si trova a Betania, nella casa di Lazzaro. Lazzaro non viene nominato. C'è Maria e Marta. Gesù sta parlando delle avventure del suo apostolato e dice il testo che Maria era seduta ai piedi di Gesù e lo ascoltava. Essere seduti ai piedi di è un'espressione che nel mondo orientale significa essere discepoli. Quando Paolo, di fronte all'autorità romana, mentre è prigioniero a Cesarea, deve esporre la sua vita, lui dice: io ero seduto ai piedi di Gamaliele. Traduzione pessima in italiano: io sono formato alla scuola di Gamaliele. No, questa non è l'espressione originale. L'espressione originale è: ero seduto ai piedi di Gamaliele, come Maria era seduta ai piedi di Gesù. È solo Luca che riporta l'episodio, perché per Luca è fondamentale il discepolato cristiano femminile, cosa assurda in Palestina, perché in Palestina esiste solo il discepolato maschile. La donna non può essere discepola di nessuno. Invece per Luca sì, e per Gesù anche. Questo sta a dire l'attenzione, per esempio, che Luca ha per il mondo femminile. Abbiamo visto il Samaritano, abbiamo visto nella linea 84 il buon ladrone. Si vede che la comunità di Luca era sufficientemente peccatrice come la nostra. E questa comunità aveva coscienza di avere i peccati, noi forse un po' meno. E diceva: ma come ce la faremo? E Luca risponde: non ti preoccupare, guarda, c'è stato quel tizio che prima di morire Gesù Cristo lo ha addirittura canonizzato in vita. Si canonizzano in morte. Prima dobbiamo morire e poi ci canonizzano, cioè ci fanno santi. Gesù invece lo ha fatto santo prima di morire, anche se era uno che era lì in croce e stava pagando per i suoi misfatti, che a livello morale si chiamano peccati. E Gesù dice: non ti preoccupare, oggi stesso sarai con me in paradiso. E lì noi notiamo un dato che ci perseguiterà per tutto il Vangelo. Per Luca la giustizia di Dio non è uguale per tutti, ringraziando Dio. La giustizia è proporzionale. Dio ha un criterio di giustizia per ciascuno di noi. E perciò il parametro che usa con te non è il parametro che usa con me o con chi ti sta seduto accanto. È diverso, perché solo lui conosce la tua storia, le tue fatiche, il tuo impegno, e non gliene può interessare di meno del risultato. Bene. Che tipo di idee madri noi possiamo trovare nel Vangelo di Luca, sempre se lo leggessimo tutto di seguito? La prima cosa importante che noi troviamo in questo Vangelo e Atti degli Apostoli compreso è il seguente. Penso che voi abbiate sentito nominare
il cosiddetto senso escatologico della prima comunità cristiana. I primi cristiani, naturalmente leggendo in maniera eccessivamente ingenua e quindi sbagliata alcune parole di Gesù, pensavano che la fine del mondo fosse imminente. E Luca invece dice, ragazzi, scordatevelo, perché esiste il tempo della preparazione, il tempo di Cristo, il tempo della Chiesa e il momento della parusia. Tempo lungo, preparazione, tempo breve, Cristo, tempo lungo, Chiesa, tempo breve, parusia, ritorno finale di Cristo. Noi siamo nel tempo lungo della Chiesa e quindi tra Cristo e il suo ritorno esiste la storia della salvezza che si chiama storia della comunità cristiana. C'è una bellissima opera di un esegeta tedesco, Hans Conzelmann, che si intitola Der Mitte der Zeit, Die Mitte der Zeit, la metà del tempo. La metà del tempo, o centro del tempo, è la Chiesa. Perché tra la prima venuta e la seconda venuta, il tempo centrale è quello della comunità cristiana. E Luca te lo fa capire continuamente che la fine del mondo non è domani. E quindi nella storia la comunità cristiana ha un impegno molto grosso, quello di formare i propri membri e quello di trasmettere la parola di Gesù a chi cristiano non è. E tutto il Vangelo corre su questa linea: formazione dei propri membri e trasmissione del messaggio di Gesù, che non è una trasmissione di tipo radiofonico, televisivo o fatto attraverso i mass media o mass media, che si voglia dire, ma è un trasmettere attraverso gesti, testimonianze e gesti profetici. C'è anche la predicazione. Ma per esempio noi noteremo in Luca che c'è un'attenzione particolare per i malati. Gesù manda i suoi a predicare il Vangelo e a prendersi cura dei malati. Nel mondo greco-romano il malato era un uomo di serie B, era cioè uno che non valeva, non era bello, la malattia non è mai bella, non è forte, è malato. E quindi Kaloska e Agathos, l'ideale greco, ha dato in frantumi di fronte alla malattia. Per il romano è il forte che è importante. Il malato non è forte. E quindi nella mentalità romana, malato chi è? Un peso della società. Ci siamo? Mentre invece Gesù dice, no, voi predicate il Vangelo e prendetevi cura di questi. Qualcuno dice, guariteli, una traduzione un po' difficile. Perché serapeuo in greco vuol dire sia prendersi cura, sia guarire. Perché hanno questi due significati? Perché molto spesso si dice che uno terapizza i poveri, ma i poveri non sono malati. Poveri hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di cura, hanno bisogno che qualcuno gli dia da mangiare, da bere, da vestirsi. Allora in questo caso terapeuta vuol dire prendersi cura di. Qualche altra volta invece si dice tu devi terapizzare il malato, allora lì non è prendersi cura e basta. Devi anche fare in modo che il malato guarisca. Per questo non sappiamo tradurre bene questo verbo terapeuta, se è guarigione, o è semplicemente prendersi cura, cioè prendersi a cuore queste persone.
Circa la persona di Gesù cosa dice, nostro amico? Beh, è strano. Nel capitolo 3 di Luca, lui dice subito che Gesù è figlio dell'umanità. Se voi prendete la genealogia di Matteo e andate indietro, il primo chiodo da cui parte questa catena è Abramo. Se voi prendete Luca, il primo chiodo da cui parte questa catena è Adamo. E Adamo non è ebreo. Adamo è universale. E Gesù è figlio di Adamo. Ricordatevi che Luca sta scrivendo per dei greci convertiti al cristianesimo. Che Luca abbia questa visione universale, cioè che Cristo è venuto per tutti, voi lo trovate già in qualche maniera accennato nei primissimi inni liturgici, nelle sue aggiunte. Nella preghiera del vecchio Simeone che prende Gesù bambino in braccio e dice luce delle genti, luce per tutti i popoli, così lo definisce quel bambino. Non luce per Israele. È salvezza per Israele, ma è anche luce per tutti gli altri. Ricordatevi che la parola luce nel mondo biblico è equivalente di salvezza. Quando gli angeli appaiono ai pastori, dicono con chiarezza che la salvezza è per tutti. Anche lì è l'episodio lucano. Poi la cosa interessante è che il perdono è per tutti, non solo per Israele. Ora proviamo a fare un momentino di pausa. Nel mondo biblico che Gesù trova c'era questa mentalità: io sbaglio, ho bisogno di chiedere perdono. Perché? Perché ho rotto l'alleanza. Tra me e Dio c'è un patto, Dio con me si è vincolato in alcune cose, essendo io ebreo sono vincolato a Dio in alcune cose, se io manco a questo vincolo, Dio è libero dal vincolo con me. Allora io, per ripristinare la validità di questo rapporto, devo chiedere perdono per il male che ho fatto. Allora io ritesso i rapporti con lui e lui mantiene i rapporti con me. Altrimenti questo non è possibile. Capite allora che il perdono in Israele ha un valore, che è un valore di privilegio. Io sono stato scelto da te. Questa scelta che tu hai fatto nei miei confronti, questo privilegio di essere popolo scelto, io non lo voglio perdere. Per questo ti chiedo perdono. Che io abbia fatto del male a me, che io abbia fatto del male a te, non me ne può interessare di meno. Perdo il mio privilegio di essere membro del popolo eletto. Capite invece che il pagano questa idea non ce l'aveva. Non ha un passato a cui appellarsi e che li fa in qualche maniera da stimolo. Per il pagano oggi si pecca e se Dio vuole, quando io sono pentito, Dio mi perdona. Infatti voi notate che Luca sottolinea molto questo oggi. Io ve l'ho messo in evidenza alla linea 92-93. Questo oggi, che non ha storie del passato, è detto di Zaccheo, che era ebreo, ma questo oggi è detto anche dal buon ladrone, che non si sa se era ebreo. E il perdono c'è lì, in quel momento, in cui ciò che vale non è un passato che mi protegge, non è il desiderio di rimanere privilegiato, ma questo oggi mette in evidenza solo e unicamente
il nudo e crudo rapporto personale tra me e Dio, tra l'individuo e Dio. E quindi il peccato e il perdono è semplicemente un rapporto fra il singolo e il Padre Eterno. Il singolo non può appellarsi a una alleanza passata, non può appellarsi a dei privilegi, ma si mette davanti a Dio, pubblicano e fariseo al Tempio, vi ricordate? È di Luca. E il pubblicano dice, oh, io sono così, se vuoi perdonarmi. Non si rifà alla legge. Il fariseo invece dice, io osservo la legge e sono migliore di quello là. Capite la differenza? Luca mette in evidenza invece chi non ha privilegi, chi non ha un passato a cui rifarsi, chi non ha una struttura che lo protegge, ma è un tizio che si affida a Dio e dice, guarda, sono qua, se vuoi. E la risposta è, oggi stesso sarai con me nel paradiso. Questa è la risposta ultima. Teniamo poi presente un'altra cosa. Luca è quello che più di altri mette in evidenza il fatto che i miracoli sono una liberazione dal male. Nel male inteso come Satana, non inteso come sofferenza. Che la liberazione dal demonio comporti anche la liberazione della sofferenza nel mondo biblico è automatico, perché ogni malattia era presieduta da un demonio. Prendete per cortesia la Bibbia, capitolo 13. Versetto 10. Stava insegnando in una sinagoga di sabato. Ricordiamoci che Gesù è sempre il rabbino, cioè è un maestro, è un esegeta. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Non una malattia la teneva inferma, uno spirito la teneva inferma. Gesù la guarisce, c'è sempre il bigotto che rompe l'anima, e dice ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire, non in giorno di sabato. Guardate che ne abbiamo tanti, Ne abbiamo tanti. Che Dio li benedica, ma ne abbiamo tanti. Il Signore li replicò, ipocriti, commedianti, teatranti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo buo e l'asino nella mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame? Dunque, Gesù lo dice esplicitamente, ogni opera di guarigione che fa è un liberare l'uomo dal potere di Satana. Perché? Come mai c'era questa mentalità in Israele? Sì, adesso non pensiate che vi viene un raffreddore e c'è un micro demonietto che prende possesso di voi, scordatevelo. Ma nella mentalità biblica le cose invece erano proprio così. E vorrei farvi riflettere un momentino su questa mentalità. Così riusciamo a capire che cos'era Satana per loro. Quando una persona è sana, nel mondo biblico si dice che è pura. Quando la sua vita è integra. Poi ci sono momenti in cui invece si perde sangue. Uno si ferisce, perde sangue, il sangue è vita, diventa impuro. Cioè non ha tutta la vita integra che dovrebbe avere. Alla donna purtroppo questo capita mensilmente. Chi non ha la vita integra è impuro. Qualunque malato dunque è un impuro.
perché non ha tutta la vita. Il massimo dell'impurità è il morto, perché lì la morte ha preso possesso totalmente. Il penultimo stadio è il lebbroso, perché il lebbroso viene definito il morto che respira, perché il suo corpo ormai è tutto invaso dalla malattia, ma l'ebreo dice è la morte che ha preso possesso di quel corpo. E quando tu hai un raffreddore, beh, la morte ha preso possesso di una piccola parte del tuo corpo, ma non sei puro, perché c'è della morte dentro di te. Allora la domanda è: essere liberati da Satana significa essere liberati dalla morte. Capite? Sì, per l'ebreo il miracolo di guarigione equivale a una risurrezione. Quindi da una parte il miracolo di guarigione è un esorcismo, dall'altra è una esperienza di risurrezione. Ma c'è anche un terzo elemento che è importante. Quando l'impuro tocca l'essere umano puro, l'essere umano puro diventa impuro a sua volta. Questo spiega perché il sacerdote e il levita non toccano, nell'episodio del buon samaritano, non toccano il mercante, perché è ferito, perde sangue, è impuro. E se loro diventavano impuri, non potevano svolgere il loro compito sacerdotale a Gerusalemme. Se tu tocchi Dio, Dio non diventa impuro, sei tu che diventi pieno di vita. E allora ogni miracolo è manifestazione della divinità di Gesù, è una teofania. Un altro tema molto importante in Luca è la preghiera costante. Gesù lo dice nel Getsemani: vegliate e pregate in ogni momento. Per questo la Chiesa vuole che i cristiani preghino alla mattina e alla sera, perché essendo presenti in tutto il mondo, noi preghiamo continuamente come Chiesa. Tu preghi adesso, alle 8 stamattina, tanto per fare un esempio, ma i meridiani sono diversi e quello che per noi adesso è le 8, per qualcun altro sono le 7 e quindi pregherà fra un'ora. Mi seguite? La Chiesa ragiona così. Il cristiano preghi la mattina e la sera, poi durante il giorno se ricapita tanto meglio, ma si impegni almeno in questi due momenti, così la preghiera è continua. Altro tema molto importante nel Vangelo di Luca è la sobrietà nelle ricchezze. Il povero Lazzaro ha come controparte il ricco che banchetta, il quale, una volta che si trova nell'aldilà, dice ad Abramo: lasciami andare ad avvisare i miei fratelli che si comportino diversamente. E Abramo dice: ma per l'amor di Dio, tu stai qua e non se ne parla altro, e loro hanno i profeti, basta che li ascoltino. E se voi andate a leggervi i 4 profeti maggiori e i 12 profeti minori, tutti, nessuno escluso, batte continuamente su questo tasto. Quando c'è un divario eccessivo tra ricchi e poveri, vuol dire che la fede non esiste. Tutti i profeti dicono questo, tutti. E quindi in un tessuto sociale dove la fede è autentica, ci può essere il ricco, ci può essere il povero, ma il divario non deve essere eccessivo. San Giovanni Crisostomo, che era un uomo senza peli sulla lingua, bocca d'oro, Crisostomo, stoma, criseos, bocca d'oro, diceva, il ricco o è ladro o è figlio di ladri. Occorre dimostrarlo.
lo so. Se andate in internet ci sono, le pensioni di tutti. Sono scritte con tanto di nome e cognome. Mia povera zia, che è morta, è l'ultima reliquia che avevo qui a Cordenos della mia famiglia, morta l'anno scorso, prendeva 530 euro al mese e non era la minima. Perché la minima la prendiamo noi preti, 4,70. E poi una porno diva prende 3.000 euro al mese di pensione statale. Ma qualcun altro invece si prende alla fine anno come premio di produzione qualche miliardo di euro, qualche milione, scusate, di euro. C'è qualcosa che non funziona nella nostra società. Noi cittadini abbiamo perso il senso, cioè ci arrabbiamo per questo. Abbiamo perso il senso del voto. Noi abbiamo questo strumento. Dobbiamo saperlo adoperare. Mentre invece molto spesso siamo pigri e pazienza, ne prendiamo le conseguenze. Ultimo grande tema e chiudiamo. La misericordia, tutto il resto lo faremo la prossima volta o le prossime volte. È interessante, siamo alla linea 97-98. Se voi mettete in parallelo un brano del discorso della montagna riportato da Matteo e riportato da Luca, vi accorgete della differenza. Matteo dice: siate perfetti. Beh, non è proprio così. In Matteo c'è un futuro, non c'è un congiuntivo esortativo. Se vi comportate come vi ho detto fin adesso, avete intrapreso la strada della perfezione. Sarete perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Notate la parola perfetti, fa un po' di paura. Se fate come vi ho detto, siete sulla strada di diventare misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Questa è la dicitura di Luca. È meglio. È più avvicinabile. Per Luca la misericordia è uno dei fondamenti essenziali del cristianesimo, della santità individuale, non la perfezione. Se io posso avere una devozione personale, beh, mi piace tanto Luca. Rimetti a noi i nostri peccati affinché poi noi rimettiamo i nostri debitori. Prima faccio il pieno, poi lo distribuisco. Siate misericordiosi, questo riesco. Essere perfetti non riesco. Bene, signori, per oggi chiudiamo. Prego. Una domanda, possono fare delle domande? Sì, siete liberi, chi vuole vale. Si aprono le porte e si va tranquilli. Se Luca invia a Teofilo o una documentazione giuridica, ma se Teofilo fosse Seneca? Se Teofilo fosse Seneca, noi abbiamo la documentazione del secondo secolo di un epistolario che è apocrifo tra Paolo e Seneca, che sta a dimostrare che fra questi due c'è stato un rapporto estremamente intenso. Poteva essere il suo avvocato? Se non è lui, no, Seneca era il giudice. Seneca era il giudice. E noi sappiamo che Nerone viene sempre dipinto come fosse un matto. Fosse matto. Ma era un finissimo giurista. E certamente quando un cittadino dell'impero si appellava all'imperatore non era lui che giudicava. Noi sappiamo che Seneca si prendeva diverse rogne di questi aspetti giuridici che competevano all'imperatore. Per cui noi abbiamo un cratiste illustre che è onorevole, l'equivalente nostro.
Quindi Teofili senz'altro era un ufficiale molto alto dell'impero romano, se viene chiamato Cratiste. Quando noi diciamo l'onorevole X, beh, sappiamo che o senatore o deputato. In genere onorevole si dice i deputati. Secondo, noi sappiamo che Seneca era devoto agli dèi, veniva chiamato il devoto degli dèi, Teofilo. Quindi non è a caso che questi studiosi, specialisti di Luca, attribuiscano questo soprannome a Seneca. E terzo, abbiamo la testimonianza del secondo secolo, il testo è falso, perché non abbiamo nessuna documentazione sicura che ci fosse un buon rapporto fra Seneca e Paolo, ma che ci fosse un certo rapporto lo sappiamo da questo scritto apocrifo, altrimenti lo scritto apocrifo non avrebbe preso piede se non ci fosse stato qualcosa che veniva tramandato a livello orale, che tra Paolo e Seneca c'era un dialogo piuttosto serrato, impegnato. Tutto questo fa propendere per Teofilo uguale Seneca. Gli impuri, no? Erano contaminati dal demonio. E dalla morte. Demonio e morte sono due facce della stessa medaglia. Ma si può considerare la morte come demonio? Sì. Cioè, quindi Gesù tutti quelli che morivano erano sì. Gesù nel Vangelo di Giovanni lo dice. Il demonio è menzognero e omicida fin dall'inizio. Proprio viene qualificato così. Infatti, gli ultimi nemici ad essere sconfitti, il demonio e la morte. Perciò tutto ciò che è demoniaco è mortale. E tutto ciò che è mortale contiene qualche cosa di demoniaco. La salvezza di Cristo, che cos'è? È essere liberati dal peccato e dalla morte. Cioè il peccato non ha l'ultima parola su di noi e la morte non ha l'ultima parola su di noi e quindi il demonio non ha più il dominio assoluto su di noi. La salvezza è essere salvati dal morire. Noi moriamo, ma la morte non è l'ultima parola. Capite? Noi pecchiamo, ma il peccato non è l'ultimo stadio nostro. Salvezza è questa, eh? Non pensiate chissà che cosa. La preghiera che continua. Sì. Che ha questo scopo. La preghiera non ha solo questo scopo, perché la preghiera non è solo richiesta di perdono o preghiera di domanda che ci liberi dalla morte. La preghiera è anche lode, la preghiera è anche contemplazione. Per cui se io quando do l'acqua ai fiori ho un momento di tempo per fermarmi e mi piace, quella è già preghiera. Tenete presente che qualunque azione noi facciamo che manifesti la nostra umanità e la nostra fede, qualunque azione che noi facciamo che manifesti la nostra umanità e la nostra fede, è atto di culto. Capitolo 35 del Siracide. Astenersi dalla navisità e offrire un sacrificio. Essere riconoscenti, che non è scritto da nessuna parte nella legge, ma neanche nel cristianesimo. Essere riconoscenti va dotti umani. È come offrire fiori di farina, cioè un atto di culto. E quindi che cos'è la preghiera? È difficile dare una vera e propria definizione. Perché la preghiera è la vita vissuta in un certo modo, che si esprime nelle opere umane, nelle opere di fede e nei momenti in cui preghiamo. E nei momenti in cui preghiamo possiamo dire preghiere, pregare i salmi, fare silenzio e dire la preghiera spontanea che ci viene dal cuore. La vera liberazione dell'Eucaristia. L'Eucaristia è uno strumento di liberazione. Qualche altra domanda? I neuroni sono atterrati. Poveri, diamo un bacetto ai neuroni.
possiamo fare, basta, prego. Allora, se un malato che tocca un sano lo contagia, diciamo così, lo fa diventare un tumore. Questa non è la logica del problema sanitario. Mentre se un malato tocca la divinità, diciamo, viene viceversa contagiato. Sì. Allora, quando l'emorroista... È una teofania di Gesù. Volevo chiedere questo. Lei dice... se lo tocco sono guarita, quindi fa un atto di fede nella divinità di Gesù. Certamente. È questo che adesso certamente collegato. Io pensavo una fede più generica, invece proprio lei ha fede che è Dio. Lei ha scommesso come passato. Ci vediamo la seconda domenica di novembre.